Buonasera a tutti, grazie a tutte le persone che in questo momento si stanno unendo a noi per questa chiacchierata in diretta e grazie soprattutto agli amici che molto gentilmente hanno dato la loro disponibilità per partecipare a questo talk, a questa conversazione. E li cito in ordine rigorosamente alfabetico. Abbiamo Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica delle linee Dior e collezionista, tra parentesi souvenirista anche, poi ci spiegherà che cosa vuol dire. Poi abbiamo le due artiste, Claire Fontaine e Marinella Senatore, che tra poco si unirà a noi, e Paola Ugolini, storica dell'arte e curatrice. Lo spunto di questo incontro, come sapete, è la mostra, dedicata dalla Fondazione Spazio espositivo promosso dalla Fondazione Nicola Del Roscio a Roma, dedicata a tre artiste, dunque Claire Fontaine, Pasquarosa e Marinella Senatore. Ma prima di avviare la nostra conversazione, vorrei proporvi un estratto di un video che vorremmo darvi in anteprima, un video realizzato da Antonio Demma che illustra la mostra brevemente. Così chi non l'avesse vista o fosse curioso di rivederla, avesse questo desiderio, potrà in qualche modo riassaporarla. Prego. Ständigt allt fler blir vi kvinnor som kämpar, kämpar mot krav och myter om hur vi ska vara. Kämpar mot förtrycken som råder i världen, kämpar mot normer och patriarkat. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för Eccoci, spero che già questo possa un po' dare una prova, un assaggio di quella che è la mostra attualmente in corso. E io in questo caso proverò a sintetizzare anche quali sono state le ragioni della mostra, rappresentando me stesso in quanto curatore della mostra, ma anche un po' indegnamente Pasquarosa, che per ovvie ragioni è l'unica a essere assente.
La mostra affonda le radici nel passato, io avendo seguito Pasqua Rosa anche in altre circostanze, da sempre l'avevo immaginata come una figura di grandissima attualità. Pasqua Rosa, in estrema sintesi, nella mia testa e da questo progetto espositivo, emerge in qualche modo come una sorta di protofemminista, diciamo, molto simbolicamente, naturalmente, nel senso che tanto nella sua esperienza individuale quanto nella sua esperienza professionale è stata in grado di anticipare assolutamente i tempi e di in qualche modo installare, insediare, proporre delle istanze, delle tematiche che Claire Fontaine e Marinella Senatore in seguito hanno sviluppato. Naturalmente ciascuno con il proprio linguaggio e ciascuno secondo diciamo, il proprio contesto storico e culturale. Pasqua Rosa nasce modella, nasce poverissima, nasce ad Anticoli Corrado, arriva a Roma per lavorare come modella, si innamora di Nino Bertoletti, un giovane di belle speranze, e se noi ci attenessimo alla superficie della sua esistenza, è una falapittrice, si sposa, ha due bambini e muore l'anno dopo che muore il marito. Ma le cose non stanno così, basterebbe andare un po' a fondo per rendersi conto che Pasqua Rosa in realtà ha fatto tutto questo, ma sempre, oggi si direbbe borderline, cioè rimanendo sempre ai confini delle buone maniere e invece di una libertà individuale rivendicata con grandissima intensità. Ne avremmo mille prove che adesso naturalmente non possiamo enunciare tutte quante, ma delle quali con i Claire Fontaine e con Marinella Senatore abbiamo parlato molto, molto spesso. E su queste ragioni è nata la mostra e su queste ragioni poi sono nate le opere che le due artiste hanno creato appositamente. Basti pensare che Pasqua Rosa, grazie unicamente alla propria intelligenza e ai propri meriti, alla propria sensibilità, ha invertito completamente un destino che le era totalmente avverso. Dunque, da donna povera, unicamente dotata di grande bellezza, finisce col trascorrere tutta l'intera propria esistenza con i più grandi intellettuali del tempo. È infatti un filmato recuperato per l'occasione, reso visibile stavolta per la prima volta, la mostra in compagnia, tra l'altro, di Pirandello, di Paola Masino e di Bontempelli, ma sarebbe solamente una delle mille prove che noi abbiamo della grande intelligenza. Questa mostra è un omaggio all'intelligenza della donna e all'intelligenza tout court, quindi la vedo anche come un ottimo modello molto, molto controcorrente in questi tempi, cioè della meritocrazia, cioè una donna che unicamente, appunto, facendo leva, ad esempio, ha abbandonato completamente la propria bellezza a un certo momento, ha smesso di farla modella per posare unicamente per il marito e ha smesso di non voglio dire di curarsi, ma le foto che qui sono raccolte la mostrano anche col passare del tempo da una ragazzina magra di una bellezza assolutamente all'avanguardia a una donna rilassata. Forse una scelta che una donna di oggi, non tutte, ma alcune, potrebbero fare, come dire, non me ne importa nulla, faccio leva su altre cose. E non ultimo, ricordiamo che nel 29, a me risulta forse la prima, comunque una delle primissime artiste italiane, ad avere una mostra personale a Londra, contemporaneamente a De Chirico, suo grande estimatore e grande amico di famiglia. Allora, adesso io mi fermo qui perché queste sono state come si direbbe in termini calcistici, sono i fondamentali sui quali si è basata la mostra e si è basata questa esperienza. E mi piacerebbe fare con voi un primo giro di questioni, di domande, per poi avere anche il tempo di farne un secondo. Il primo potrebbe essere un'ossatura sulla quale poi basare una conversazione decisamente più libera. Seguendo l'ordine, mi piacerebbe per prima cosa chiedere a Paola Ugolini, in quanto curatrice storica dell'arte, mi piacerebbe molto se ci desse una mano ad inquadrare storicamente il lavoro di Claire Fontaine e il lavoro di Marinella Senatore. Ecco. Buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi. Io non vi vedo, però mi auguro di sapervi moltissimi.
E Pierpaolo, soprattutto grazie a te per aver organizzato questo talk e grazie a Maria Grazia, a Claire Fontaine e a Marinella, che mi auguro ci possa raggiungere fra breve, per aver accettato l'invito. Io sono molto felice di stare qua con voi, perché per me siete tutti amici cari con cui mi piace parlare, e quindi certo avrei preferito parlare dal vivo, perché a me devo dire che parlare davanti allo schermo mi mette un'ansia terribile, però ringraziamo la tecnologia che comunque ci permette di dialogare insieme oggi. E quando Pierpaolo mi ha parlato di questo progetto con Claire Fontaine, Marinella Senatore e Pasquarosa, mi sono subito appassionata all'idea, perché intanto perché mi interessano i progetti transgenerazionali, e in ogni caso mi sembrava interessante questa evidenza messa sull'empowerment femminile. Si parla tanto di empowerment, in realtà l'empowerment è proprio la conquista della consapevolezza di sé, il controllo della propria vita e delle proprie scelte. È chiaro che due artiste contemporanee come Marinella Senatore e Claire Fontaine l'empowerment lo fanno in maniera strutturata e consapevole, come poi andremo a vedere attraverso le loro opere. È abbastanza, come dire, affascinante che nei primissimi del Novecento Pasquarosa invece faccia un empowerment in maniera totalmente selvaggia e inconsapevole, trasformando se stessa da oggetto, proprio l'oggetto classico per eccellenza del male gaze, cioè la modella nuda che posa per il pittore, a questo oggetto imprevisto che rompe sulla scena dell'arte in realtà molti anni dopo, cioè intorno al 68, di cui poi parla Carla Lonzi nei suoi saggi, di cui il primo è del 1970. Quindi qui siamo proprio all'inizio del secolo, ma una Pasquarosa sedicenne che arriva ad Anticoli Corrado, vestita solo della sua bellezza, portata in mano per mano dalla zia che faceva lei stessa la modella, in una Roma sicuramente affascinante, ma perché per una che viene da Anticoli Corrado probabilmente era una metropoli tentacolare, e lei si ritrova ad essere guardata e capisce che può spostare la direttiva dello sguardo e guardare lei stessa. In più è anche, diciamo, inconsapevolmente una pittrice molto fauve, perché utilizza dei colori accesi, c'è una freschezza nei suoi soggetti, che sono dei soggetti accademici, soprattutto i fiori, ma c'è una freschezza, c'è anche una sorta di sauvagerie totalmente che le veniva naturale, estremamente affascinante. Quindi io, come dire, bravo Pierpaolo, che hai pensato di fare un parallelo fra tre linguaggi artistici estremamente diversi uno dall'altro. Marinella Senatore è un'artista con cui lavoro da qualche tempo e che ovviamente stimo moltissimo, e che ha una pratica estremamente orizzontale e femminista. Quando parlo qua di femminismo ovviamente in termini filosofici, cioè quando Carla Lonzi nel 70 comincia a teorizzare che cosa era e che cos'era fare il femminismo, abbandona la critica d'arte perché pensa che ci sia molta più creatività nell'attivismo femminista che nella mera passiva osservazione del lavoro altrui e del genio altrui, in quel caso un genio maschile, eterosessuale e bianco. E quindi lei pensa che il femminismo possa effettivamente essere agito come proprio un come soggetto facente, mentre in realtà fare la critica d'arte e guardare le opere degli altri gli sembrava un atteggiamento estremamente passivo e come dire, proprio perfettamente inserito nell'ordine patriarcale delle cose. Questo atteggiamento ovviamente a noi che oggi ci occupiamo di riallacciare in qualche modo i fili che si sono spezzati fra filosofia femminista e arti figurative ci pone delle questioni di metodo particolarmente complesse, che però devo dire in realtà brillantemente superate dalla contemporaneità, dal tempo, ma anche dai lavori delle artiste, che si sono appropriate di un campo semantico e significante, che è quello dell'arte, in una maniera molto innovativa. Marinella Senatore, per esempio, ha una pratica
che è di natura relazionale, ovvero la cifra della sua pratica è della performance. Una performance però che non vede l'artista come soggetto che si esibisce magari in solitaria davanti a un pubblico che fruisce il lavoro della performance, ma lei stessa trasforma il pubblico e i partecipanti nella performance stessa, facendo quindi un'operazione importantissima di destrutturazione del rapporto fra fruitore e creatore, che è proprio la classica destrutturazione di linguaggio orizzontale femminista teorizzato dalla Lonzi stessa. Quindi sì, possiamo dire sicuramente per Marinella Senatore che il suo lavoro è un lavoro che sicuramente ingloba moltissimi temi cari al femminismo e all'attivismo. Infatti quando io mi riferisco a Claire Fontaine o a Marinella Senatore, io parlo di loro come di artiste che sono anche attiviste, perché hanno inglobato in molti dei loro lavori delle istanze profondamente politiche e dirompenti di problematiche che sono le problematiche del contemporaneo, e quindi sessualità, riproduzione, gender, capitale, sfruttamento del lavoro. Nel caso di Claire Fontaine, più che capitale, anzi, come dire, in qualche modo svanimento del capitale, cioè questo denaro che ormai in qualche modo non è più una cosa quasi reale, che è un denaro che è un denaro che si gioca in una maniera che non è più reale, ma è una maniera di, come dire, di operazioni virtuali. E la cosa poi interessante che Claire Fontaine in particolare, la cosa che mi ha colpito è che addirittura ha azzerato l'autorialità dell'opera, diventando più che un collettivo, un soggetto femminile con un nome francese. Quindi già nel campo dell'arte essere femmine è una cosa, diciamo, che fa partire gli elementi in svantaggio rispetto a essere un maschio, e questo ancora oggi. In più Claire Fontaine decide proprio di essere una femmina, e di essere una femmina in qualche modo apolide, autoctona, con un nome francese, un nome peraltro che in Francia ha un significato, perché Claire Fontaine è la marca dei quaderni più usati nelle scuole francesi, mentre già in Italia Claire Fontaine ha un rimando meno identificatorio proprio con la scuola. Però c'è anche la Fontana, che potrebbe essere l'orinatoio di Duchamp, cioè ci sono molti rimandi. Questo perché Claire Fontaine è, e poi c'è anche da dire che la cosa che mi piace molto, che quando Claire Fontaine fu creata nel 2004 dai suoi creatori, di cui oggi abbiamo qua con noi Fulvia Carnevale, l'hanno definita un'artista ready-made. E quindi quando io vedo Fontaine nel titolo di Claire Fontaine e poi so che è anche un'artista ready-made, beh, c'è molto un gioco interessante di rimandi con Duchamp, che se vogliamo proprio essere banali, però Duchamp è il padre dell'arte contemporanea, è il padre del concettuale, e quindi sì, Claire Fontaine in realtà fanno un'operazione neoconcettuale, ma ovviamente Duchamp rimane sempre un pochino, diciamo, lì che ci guarda a tutti. La cosa, diciamo, interessante poi è che sono lavori anche estremamente politici, però presentati in una maniera anche, direi, con un linguaggio pop ed estremamente accattivante. Mi riferisco in particolare all'operazione di Claire Fontaine fatta sulle Meryl di Andy Warhol, una che, ecco, questo è proprio per me è estremamente interessante, perché Marilyn è proprio l'icona, l'immaginario dell'erotico, cioè Marilyn, la bionda, burrosa, bellissima, che Andy Warhol congela in un ritratto che diventa parte del nostro bagaglio visivo veramente a un livello globale, posso dire. E loro lavorano con l'immaginario della Marilyn, scrivendo a caratteri cubitali delle cose sul ritratto della Marilyn assolutamente rivoluzionarie, come We Are All Collaborating o We Are All Clitoridian Women, per cui sono degli statement particolarmente
dirompenti, diciamo. Perfetto, allora magari adesso sull'onda di queste dello spazio che tu hai inquadrato i due artisti, sentiamo direttamente la voce degli artisti, in questo caso Claire Fontaine, rappresentata da Fulvia Carnevale. Mi piacerebbe che Fulvia, alla luce di quello che ha appena detto, è appena arrivata, si è unita a noi anche Marinella, senatore, che salutiamo e baciamo. Fulvia, mi piacerebbe che tu, su quanto appena stato detto, prendessi spunto per dirci come vi siete rapportati poi al lavoro di Pasquarosa, che Pasquarosa nel fondo è stato solamente uno spunto per poi sviluppare delle tematiche che a voi sono chiare. In particolar modo è molto evidente il rapporto con la scrittura, che non fa altro che sottolineare il fatto che Pasquarosa in qualche modo attraverso la scrittura e la letteratura ha avuto il suo riscatto sociale e culturale. Sì, grazie Pierpaolo e grazie ancora a tutte voi che siete qui questa sera. Per me è un'occasione straordinaria, perché comunque non capita tanto spesso di essere con delle persone così care e così vicine. Sì, direi che noi ci siamo rapportati a Pasquarosa in questa mostra sotto una forma che è stata molto curata da te, Pierpaolo, con cui abbiamo lavorato molte volte, e che sei un curatore particolarmente sui generis, nel senso che in questa mostra la selezione dei lavori è stata tua in grandissima parte, e hai trovato tu delle corrispondenze assolutamente sorprendenti tra opere esistenti. Nessuna opera è stata, diciamo, creata per la mostra, ma hai creato tu questa sintassi tra le diverse, appunto, le diverse opere, anche opere di periodi diversi, con medium diversi. Sei tu che hai trovato che il font a stencil ritornava sulle insegne che abbiamo esposto in questa mostra, ed era sulla Marilyn. Hai trovato delle corrispondenze visive, stilistiche, eccetera. Io vorrei dire che rispetto a Pasquarosa, diciamo, per me le tre scritte in LED che sono esposte in modo sia monumentale che discreto, perché soltanto Women are the Moon that moves the tides, che riprende lo slogan italiano "siamo la luna che muove le maree", dice "le donne sono la luna che muove le maree", è l'unico che è, diciamo, visibile e che sovrasta tutto il resto. Gli altri due sono in un certo qual modo nascosti, questo si è visto dal video. E I Say I è una citazione di Carla Lonzi, che poi ritorna come referenza e come grande ispirazione nelle sculture delle brick bats, che sono questi mattoni che forse non si vedevano nel video, ma che si sono trasformati in libri, o libri che si sono trasformati in mattoni. In questo caso ci sono tre libri della Lonzi pietrificati che si trovano sul retro della mostra. I Say I è la traduzione inglese di Io dico io, che è il titolo di un testo di Carla Lonzi, che è particolarmente interessante. Direi che sì, nel caso di Pasquarosa l'autoaffermazione, appunto l'abbandono dello statuto della donna oggetto per soggettivarsi, è il movimento principale, no? E che questa creatività pittorica così anticonformista, così fresca, così allegra, così incurante delle convenzioni. Suo marito alla fine era un pittore di successo molto ordinario, di cui anche tu hai selezionato delle citazioni che parlano del fatto che lui aveva meno sensibilità cromatica, meno verità, meno sincerità nella sua pratica. Magari era in controllo del medium, magari era, diciamo, sapeva leggere e scrivere, cosa che Pasquarosa non sapeva e ha dovuto apprendere. Però Pasquarosa aveva di suo questo istinto, questa forza, questa capacità di affermarsi e di diventare, come diceva Paola, citando Carla Lonzi ancora una volta, un soggetto imprevisto, qualche cosa che non aveva un posto suo nella storia o nella narrazione in cui lei si è inserita, trasformandola radicalmente. Ancora oggi questi quadri portano la forza di questo movimento di soggettivazione. Quindi I Say I, diciamo, in questo contesto diventa molto dedicato a Pasquarosa. E anche Beauty is ready made, la bellezza è un ready made, che è una frase in realtà a doppio, triplo taglio, nel senso che Duchamp, quando ha inventato il concetto di ready made, che tra l'altro c'è una battuta, un gioco di parole dietro il concetto di ready made, che è redimé, che vuol dire redento, e ready made
che è, sarebbe prêt-à-porter, cioè una cosa che si può portare, che si può mettere subito, cioè parla del fatto che questo oggetto industriale senza qualità è stato redento, diciamo. Quindi lui dice la scelta dell'oggetto che diventa ready-made non è mai estetica. Lui vede l'inframance, l'inframagro nell'oggetto, che è questo potere magico che soltanto l'artista sente e che trasforma questo bicchiere o qualunque artefatto volgare che ci sia in giro in un'opera d'arte, ma di fatto gli dona un'aura, non è un'operazione arbitraria o un gesto eccentrico. C'è un vero risuonare con l'oggetto. Il fatto di dire che la bellezza in sé è un ready made significa che la bellezza non deve essere, secondo me, cioè io la vedo così, almeno una convenzione su cui tutti si accordano, una cosa che è condivisa. È un potere di un essere, di un'opera, di un oggetto, di qualcosa di vivente che si esercita ed è leggibile e può diventare leggibile quando non lo era, in presenza di una capacità di decifrarlo. Cioè la bellezza, appunto, che tu dicevi che Pasquarosa a un certo punto si è messa a trascurare, è qualche cosa che, quel tipo di bellezza lì è una bellezza che corrisponde a dei parametri patriarcali, a dei canoni patriarcali, e non significa che dopo, quando lei si è trasformata in questa donna adulta, consapevole, capace di dipingere, capace di leggere, scrivere e di fare delle scelte di rottura, lei fosse meno bella, la sua bellezza si è trasformata. Ecco, io direi che magari, non lo so, mi fermo qui perché non vorrei andare troppo oltre, poi magari discutiamo insieme, parliamo al pubblico. Allora chiediamo un intervento, grazie, chiediamo un intervento a Marinella Senatore, simile, così come Claire Fontaine, insomma, mi sembrava bene sottolineare l'aspetto della scrittura e testuale, invece Marinella ha l'aspetto della, dell'azione attraverso la quale può avvenire un riscatto sociale, che poi è un leitmotiv di molti suoi lavori, dunque delle classi sociali disagiate o comunque delle persone che hanno delle problematiche di vario tipo, attraverso l'arte possono avere questo riscatto. Quindi usiamo spesso questo termine, ma in realtà è un po' l'elemento fondamentale di Pasquarosa. Pasquarosa ha un riscatto sociale attraverso l'azione e attraverso l'arte. È possibile? Come ti sei rapportata a Pasquarosa? Buonasera a tutti intanto. Grazie per avermi qui e grazie a tutte le persone che ci stanno seguendo. Dunque, io non conoscevo quest'artista, è stata una bella scoperta, e credo che il suo fare arte fosse molto sincero, molto spontaneo, molto vero, e l'autenticità è una cosa che premia moltissimo chi fa il nostro lavoro, non solo chi fa il nostro lavoro, ma sicuramente premia. E era il dato biografico mi interessava poco, era la questione, come anche poco l'upgrade sociale, perché non credo fosse un upgrade sociale, ma un processo di emancipazione, di empowering, e queste sono esattamente le cose su cui lavoro da 15-18 ormai anni, e ha a che fare con le minoranze, a volte di genere, a volte etniche, ma non ha a che fare necessariamente con disequilibri di tipo economico, ma più di ruoli sociali che vengono messi in discussione o addirittura rappresentano opportunità che a cui non tutte le persone possono aderire. Ed è in questo il mio collegamento, quindi un collegamento piuttosto sentimentale. Non credo che ci sia, al di là di altre motivazioni, come per esempio una mia personalissima passione per la natura morta, e per un tipo di pittura così genuina, così autentica, che io chiamo semplice, come tutti conoscono le mie posizioni sulla pittura, quindi sapete quanto io sia estremamente critica rispetto alla produzione pittorica contemporanea. Per cui questa è una parte che è mia, che vibra con me e che sono degli interessi che mi sono trovata a vedere coincidenti. Però nel concepimento della mostra ci sono dei lavori
che il curatore ha selezionato, cosa che mi piace molto quando il curatore tesse delle trame, mettono in collegamento cose che apparentemente non ce l'hanno. Penso che sia uno dei ruoli più interessanti all'interno della pratica curatoriale. Però c'è stato anche la produzione di un lavoro ex novo, che tra l'altro segna anche l'inizio di un ciclo di body of works completamente nuovo per me, e che è la scacchiera, che è posizionata a pavimento, e lì non posso dire che ci sia un collegamento reale, sarebbe una forzatura. Io non credo che debba esserci necessariamente un collegamento né formale né contenutistico con gli altri artisti, ma di intenti, di pratiche che hanno alla base che condividono dei principi molto sani di democrazia e di lotta alle disuguaglianze e alle asimmetrie, per citare la nostra Carla Lonzi, di cui stiamo abusando stasera nelle citazioni, di asimmetrie nel tessuto sociale. Quindi credo che sia con l'esperienza di vita di Pasqua Rosa, quindi con tutto il suo bagaglio di scelte e di volontà di emanciparsi, che con le nostre personalissime pratiche, che sono vicine ma anche così lontane, a mio avviso, è lì che io trovo invece la corrispondenza. Cioè, le voci possono dialogare in una maniera molto forte, anche sulla base di una serie di lavori che magari non dialogano tra di loro, ma i principi fondamentali lo fanno. E per me è questa la vera creazione collettiva. Lavorando sulla base partecipativa da 18 anni, è chiaro che ho molto presente anche quello che può significare l'estrema individualità poetica, no, di una voce rispetto ad un'altra. Ma è nella orchestrazione di questi elementi che credo siano stati tanto armonici, perché conoscendo Claire Fontaine e adesso Pasqua Rosa, e conoscendo me stessa, posso dire che i principi le modalità basate su decolonialismo, femminismo, emancipazione, empowering, sono alla base di tre pratiche diverse ma assolutamente dialoganti. E quando mi è stato chiesto appunto di pensare a un lavoro nuovo, io ho voluto che fosse un lavoro che segna ancora una volta un passaggio nella mia vita, ed è quindi per quello che ho voluto esporlo per la prima volta, perché mi ricordava che ci sono questi momenti ciclici in cui ci reinventiamo, rinasciamo, riproponiamo, ci rileggiamo. E infatti quello che accade nella piattaforma del lavoro che è al pavimento, che è una scacchiera esplosa, sono frammenti di archivi e di esperienze fatte in questi anni, rifotografate e rilette in una chiave completamente diversa. Quindi tutto questo corpus, insomma, di pensieri è stato la base della creazione. Benissimo, grazie. Adesso vorrei chiedere a Maria Grazia, un po' nella tua veste anche, diciamo, di un punto di vista talmente articolato, perché la tua passione per l'arte è nota a tutti, la tua passione e lo studio per le artiste è altrettanto nota, e così come è noto la collaborazione che hai avuto sia con Claire Fontaine sia con Varinella. Alla luce delle cose che abbiamo appena detto e anche della tua esperienza, potresti aiutarci a mettere un po' insieme questi due filoni che in qualche modo vanno ad incrociarsi? Cioè, quando poi hai visto le opere di Claire Fontaine, che così ben conosci, o di Marinella, presentate insieme a quelle di Pasqua Rosa, come hai rielaborato, diciamo, il tuo rapporto con queste due artiste, in particolare pur avendo lavorato con molte altre artiste? Prima cosa volevo salutarvi a tutti e ringraziarvi di avermi invitato, anche se come al solito mi sento completamente non al vostro livello per una conversazione, perché io credo sempre che l'esperienza, almeno che per me rispetto all'arte, è quella che mi nutre, è quella che mi educa. Io credo che di base tutte queste artiste, in particolare poi il lavoro personale che ho fatto sia con Claire Fontaine ma anche con Marinella, è che mi fanno riflettere non soltanto a livello personale ma anche del mio modo di operare all'interno del mio lavoro. Credo che
questo dialogo per me sia stato in generale con l'arte essenziale per capirmi di più come persona e per poter lavorare meglio rispetto a un mondo che è molto diverso, quello della moda, ma che secondo me, l'ho sempre detto, ha anche delle responsabilità enormi in aver dato dei modelli, come quando prima Fulvia parlava della bellezza, assolutamente discutibili. Condivido pienamente quello che ha detto Fulvia sull'aspetto della bellezza, cioè Maria Rosa secondo me ha trasformato la sua bellezza, perché la bellezza si trasforma, la bellezza non è un canone che prestabilito, per cui anche l'idea di vedersi con nuovi occhi, secondo me, è un elemento fondamentale. Per cui per me l'arte in generale mi ha aiutato a riflettere su tantissimi aspetti come donna e come anche designer di moda, che altrimenti non avrei così potuto mettere a fuoco. Io lo dico sempre, loro in qualche modo, io li vivo tutte le artiste con cui ho lavorato, ho avuto il piacere di lavorare, ma anche le mostre che ho visto, per me sono stati dei mentori, per cui la stessa cosa vale rispetto al lavoro che ho fatto con Marinella. Io credo che la sua idea anche di partecipazione, di condivisione con gli altri del proprio lavoro sia un aspetto oggi fondamentale. L'arte parla della contemporaneità, ma dà anche un nuovo spunto per come poter costruire il proprio futuro. Ecco, io veramente trovo che siano elementi fondamentali, cioè l'idea che una donna come Pasquarosa nel 29 sia così riuscita a uscire da un determinato ambiente dove comunque l'avevano in qualche modo stereotipata e invece crearsi una propria indipendenza, in qualche modo trovo paradossalmente più facile nel 29 che oggi. Cioè, credo che oggi dobbiamo ancora di più liberarci che nel 29, perché se penso anche a esperienze personali, se penso a mia nonna o a mia madre, in qualche modo paradossalmente le vedo più libere. Le vedo più libere perché comunque legate a bisogni primari. E quindi in questo senso avevano anche la forza e la necessità di andare avanti. Oggi in fondo, anche con questa eccessiva informazione, forse nasciamo già con molti più stereotipi nella nostra testa, con molte più aspettative, per cui credo che sia ancora più necessario fare mostre di questo genere, parlare con artiste di questo livello, ma proprio come forma educativa, per cui io personalmente non finirò mai di studiare, mi reputo un'autodidatta, cioè, però per me è fondamentale proprio come a livello proprio personale oltre che professionale. Sono d'accordo su tutto, forse noterei anche il fatto che la libertà che un tempo ci sembra più facile, però bisogna notare che forse era limitata a un numero più ristretto di persone, cioè il vantaggio di adesso, pur tra tanti svantaggi, è che forse un riscatto sociale, economico, culturale è probabilmente, io spero, voglio sperare, aperto a un numero maggiore di persone. Pasquarosa ha avuto tutto questo anche perché comunque avrebbe potuto condurre una vita estremamente borghese, estremamente tranquilla, non lo ha fatto, ma aveva i mezzi per farlo. Chissà quante altre donne questi mezzi non li hanno avuti e quindi anche tanta energia, tanta intelligenza forse da sole non possono bastare. Io voglio sperare che oggi, con i mezzi di comunicazione che abbiamo e tante altre cose, forse questa piattaforma, lo spero, sia comunque un po' più ampia e che quindi ci possano essere delle chance per molte più persone, immagino. A questo proposito vorrei tornare a Paola Ugolini e vorrei chiedere a Paola di darci una mano ad inquadrare, io ti dico storicamente, ma insomma storicamente, socialmente, come insomma, un po' trasversalmente attraverso questi aspetti, il lavoro di Claire Fontaine e di Marinella Senatore,
ci siamo resi conto che, pur essendo artiste che condividono delle tematiche comuni, pur stimandosi, pur essendoci simpatiche, in realtà non avevano mai partecipato, l'abbiamo considerato assieme, non avevano mai condiviso un progetto così fino in fondo. Anche questo è un fatto un po' strano, voglio dire. Come mai, secondo te, questo fino ad oggi non era successo? Cioè, hanno partecipato a delle mostre insieme, ma condividere un progetto pensato e ragionato insieme, eppure sono artiste che veramente hanno vari punti in comune, anche se elaborati naturalmente ciascuno a proprio modo. Tu come spieghi questa cosa? In realtà non c'è una spiegazione né una risposta, diciamo, univoca a una cosa del genere. La cosa interessante, è che in realtà poi, al di là dei desideri degli artisti che vanno sempre rispettati al 100%, poi comunque è il curatore che in qualche modo cerca di mettere insieme dei tasselli che sono in risonanza per creare una narrazione. Ognuno di noi nel nostro lavoro, anch'io nel mio, cerco sempre di lavorare e di mettere in rapporto le artiste o gli artisti, ma negli ultimi anni devo dire ho collaborato di più con le artiste, e le artiste che hanno un comune sentire, magari che a livello estetico, a livello progettuale, il lavoro poi si concretizza in cose molto diverse, ma che ci sia un comune sentire, una base di partenza, un obiettivo che deve essere un obiettivo comune. Questo per me è importantissimo. E infatti diciamo che il progetto Claire Fontaine, Marinella Senatore, Pasquarosa, in qualche modo era vincente in partenza, perché tutte e tre, due in maniera consapevole, una in maniera inconsapevole, perseguono uno stesso scopo. Sono artiste che diciamo rompono in qualche modo le regole del gioco, anche le regole del gioco patriarcale. Che è quello che fanno sempre Claire Fontaine. Claire Fontaine lo fanno in un modo, soprattutto diciamo, lo fanno avendo questo doppio binario del testo e dell'opera, che è così importante. Ma anche Marinella Senatore utilizza il corpo, il testo, l'opera, e siccome ieri con Claire Fontaine, con Fulvia in particolare, stavamo parlando del femminismo come sapere incarnato, e quindi il sapere incarnato è il corpo, per cui perché è così importante nel lavoro delle artiste l'utilizzo del corpo? Perché il corpo è appunto, è sapere incarnato, è strumento di comprensione delle cose, è misura. Quando Marinella Senatore mi appende a una parete della fondazione la serie dei collage della serie Can One Lead a Good Life in a Bad Life, quotando Judith Butler, che a sua volta ci quota Adorno, ma siamo davanti a un'operazione concettuale, intellettuale di altissimo profilo. Poi però l'arte contemporanea è come il cinese, va un po' studiata, perché chi non ne sa nulla arriva davanti alle donne nude di Claire Fontaine, peraltro col pelo pubico anni 70, e può rimanere, di Marinella Senatore, come dire, che sono delle immagini molto 70s, e può rimanere sconcertato. Intanto, diciamo, la rappresentazione del corpo nudo femminile completamente nudo è ancora qualcosa che turba gli animi. Ma poi il corpo che rappresenta Marinella, comunque un corpo glorioso, un corpo gioioso, è un corpo in azione, è un corpo non complessato, è un corpo che non è perfetto. Quindi Marinella fa un'operazione meravigliosa di destrutturazione di una narrazione che va molto, cioè Maria Grazia Chiuri è ovvio che è obbligata ad usare un certo tipo di modelle da mandare in passerella, perché comunque deve fare un discorso che si adatta al mondo in cui lavora. Però la stessa Maria Grazia è la prima ad essere perfettamente conscia che la bellezza non può essere stereotipata, che non è un ready made, e che c'è, come dire, è diventata di Claire Fontaine. Claire Fontaine assolutamente lo dice proprio a chiare lettere, quindi la mostra è una meravigliosa ode corale ad alcuni temi che sempre più, secondo me, sono fondamentali non solo per la comprensione del contemporaneo, ma proprio per far fare un salto quantico morale, mentale, intellettuale alle persone.
Assolutamente sì, infatti mi viene in mente, hai appena nominato i testi, la scrittura, io sono sempre molto colpito parlando di Claire Fontaine, vorrei chiedere questo a Fulvia, del rapporto strettissimo che voi avete con il testo, con la critica d'arte, che riuscite poi a sintetizzare attraverso il vostro gesto creativo e che in questo caso io vedo sempre un forte rapporto con Pasquarosa, ma Pasquarosa come prototipo umano, non Pasquarosa che adesso diventa il centro dell'universo, appunto come un prototipo umano da quale trarre esempio. La scrittura è sempre un elemento sempre quasi più preponderante nel vostro lavoro, quantomeno che occupa uno spazio enorme. Diciamo che la scrittura è qualcosa che molti artisti praticano, tra l'altro noi la pratichiamo sia in forma concettuale che in forma letteraria, che usiamo delle forme di tipo manifesto, lettera aperta, cioè abbiamo uno stile che non è uno stile univoco, noi rivendichiamo sempre una pluralità anche all'interno stesso di Claire Fontaine e all'interno di noi stessi, noi critichiamo questa idea della soggettività coerente, univoca, unica, dell'artista riconoscibile, dello stile che rimane sempre lo stesso, del divenire marca dell'artista, no? Cioè abbiamo una pratica che è molto polimorfa e che è molto varia, di proposito, non solo perché per carattere nostro non abbiamo nessuna intenzione di infilarci dentro un tunnel di uno stile, di una serie di come dire, autolimitazioni che ci renderebbero più riconoscibili e più vendibili e più come dire, sì, più facili da classificare, da gestire, da curare e tutto il resto. Quindi diciamo che la scrittura per me rientra in questo tipo di operazione, che è un'operazione, noi parliamo spesso della pratica di libertà, no? La pratica di libertà che cos'è? Non è una pratica di liberazione che tu dici, vabbè, adesso faccio questo, questo e questo per arrivare a questo punto, una pratica graduale, no? Che per esempio struttura il modo di pensare militante. No, la pratica di libertà è una pratica dell'immanenza, dell'immediato, una pratica che dà l'empowerment adesso, che dà l'empowerment gradualmente mentre si agisce, cioè in cui processo stesso creativo, di lotta, di trasformazione di sé, di incontro degli altri, è già libertà, è già empowerment, è già, per cui noi vediamo il nostro lavoro in questo modo e quindi naturalmente la scrittura, essendo uno dei registri dell'espressione, del pensiero, per me rientra esattamente a titolo uguale della pittura, della scultura, dell'uso di forme più industriali, più post-studio, eccetera. Cioè noi cerchiamo sempre, costantemente, accanitamente di disarticolare questa idea, prima di tutto è il primato del logos, del linguaggio, anche se lo usiamo in tanti modi, lo usiamo anche in modo inappropriato, anche in modo istintivo, problematizziamo la traduzione, perché una lingua, perché un'altra, c'è sempre una ragione per cui una lingua è usata invece di un'altra nel nostro lavoro, non usiamo prevalentemente l'inglese in questa mostra, sì, ma non è il caso sempre. E poi c'è, cioè, diciamo, veramente la scrittura non è spiegazione del visivo e il visivo non è illustrazione dello scritto, cioè questo va disarticolato, questa è una menzogna patriarcale, ci sono vari modi di pensare, si pensa con il corpo, si pensa con la scultura, si pensa con la scrittura murale, si pensa con tutti i medium diversi, compresa la scrittura concettuale, il testo, il saggio, eccetera, ma ogni forma di espressione umana ha totalmente la sua dignità e per me è una dignità uguale, tra cui appunto il creare vestiti, ne abbiamo parlato molto con Maria Grazia, cioè il creare forme, il creare forze, il creare energie attraverso dei processi naturalmente codificati diversamente socialmente, ma poi in realtà quando uno va a vedere le motivazioni della soggettività creativa sono abbastanza continue, sono veramente la creazione la cosa più umana che si possa immaginare, cioè è una cosa umana quanto l'alimentazione, quanto svegliarsi la mattina, non è un modo, come dire, per affermare l'eccellenza di un individuo su un altro, è un modo per igienico, proprio per preservare la propria libertà, la propria capacità di mettersi in rapporto con il mondo in un modo aperto, in un modo sereno, in un modo gioioso, non è un modo per imporre
al mondo la propria eccezionalità. Io sono in completo disaccordo con questa idea che appunto Lonzi criticava e da cui si è distaccata, perché lei diceva in uno scritto nel suo diario l'uomo impone la sua eccezionalità agli altri e cioè impone l'uso delle maiuscole, no? E gli altri si devono dichiarare folla adorante praticamente. Ma certamente il pensiero è sempre alla base di tutto. Il testo è il pensiero deve essere alla base di tutto, il testo è una delle tante maniere per esplicitarlo, così come può essere il movimento per Marinella. Nel fondo il movimento che contempli e integri nelle tue azioni è una forma espressiva, è l'espressione di un pensiero, d'altronde. Certo, come credo... Per me tutti i linguaggi e i medium sono soltanto delle possibilità, quindi li utilizzo anche io in maniera assolutamente spontanea e senza tentare forzatamente di creare un prodotto riconoscibile, però sì che c'è un fondamento molto molto importante nel mio lavoro, che è la partecipazione, che è sia modalità ma anche oggetto di ricerca. Quindi lì sì, sono intransigente e ne faccio appunto una struttura di lavoro, ma anche a volte il fine del lavoro stesso. Mano a mano, io ho già di mio un background molto multisfaccettato, perché vengo dalla musica classica come professionista, dalla cinematografia come professionista, quindi sono mondi dove io ho lavorato, poi ovviamente tutto il percorso delle arti e dell'insegnamento, che non è una parte poco rilevante della mia vita. Tutte queste cose sono strutture innanzitutto di lavoro che mi hanno permesso di capire come poter fare le cose magari in una maniera diversa, e a volte fare le cose in una maniera diversa è l'oggetto della mia ricerca per lungo tempo. Tra tutti i linguaggi che ho incontrato sulla mia strada e con i quali sono venuta anche casualmente in contatto sul mio percorso, c'è stato a un certo punto il movimento inteso in senso lato, quindi non soltanto la danza e soprattutto non la danza intesa in senso il gesto atletico o del professionista, ma una non verbalizzazione di linguaggi è un ulteriore elemento narrativo, ed è per questo che poi fondai la School of Narrative Dance nel 2012, perché è ancora tutt'oggi un mezzo fantastico. Io non sono una coreografa, mi avvalgo della collaborazione di coreografi, ma soprattutto di persone con il proprio vocabolario vernacolare di gesti, e sono delle competenze i linguaggi. A volte non si sa neanche consciamente di utilizzarli, e uno dei più spontanei e veramente uno dei più autentici e onesti è proprio quello del corpo, perché è molto difficile disquisire in maniera falsa con il corpo, proprio perché ci portiamo già un bagaglio di gestualità e di... e di, diciamo, di letteratura, per restare in tema, che parla molto prima che tu verbalizzi un pensiero. Quindi sì, sicuramente, ma anche io lavoro con il testo, poi lavoro con la cinematografia, lavoro con le strutture di processioni mutuate da rituali civici e religiosi, per cui sono tante e così variegate le possibilità. In questo la contemporaneità mi piace molto, la multidisciplinarietà mi piace molto, proprio perché possiamo, senza però attenzione, quando, come diceva Paola, ci sono dei pensieri molto precisi e soprattutto c'è un atteggiamento, che è quello di defascistizzazione dell'opera e del proprio modus operandi come persona che ha un ruolo sociale in quanto persona, quindi perché l'artista non dovrebbe averlo, no? L'artista visivo. E quindi se questa modalità
defascistizzare, decoloniare e soprattutto avere femminismo e egualitarismo come delle cose assertive e basilari, poi allora veramente si può fare di tutto. Il problema, secondo me, avviene quando non ci sono questi principi fondamentali, e allora la pratica qualche volta potrebbe diventare un mero esercizio di stile. Il problema è non avere il pensiero tante volte. Ma il pensiero genera il tipo di strutture che devono comandare, no? La maniera in cui ci rapportiamo ad ogni significato, gesto, impronta che lasciamo nel tessuto sociale. Lo spazio è fisico, sentimentale, sociale, lo spazio è fatto di tante cose, e ogni nostra azione, ogni nostro segno, se esso scritto, verbale, sia un movimento o la generazione di azioni, anche questo, sono tutti segni. È molto importante l'aim che c'è dietro questo. Paola, per esempio, che lavora spesso con me, sa bene che a me non piace parlare di lavoro degli artisti, mi piace utilizzare pratica, io parlo di pratiche. In questo momento, nel 2020, noi parliamo di pratiche, e la pratica può spaziare dal fashion, arrivare alla letteratura, al testo scritto, passare per una coreografia, cioè l'importante è la coerenza della pratica. Infatti, parlando di pensiero che viene esplicitato attraverso la creazione, il passaggio a Maria Grazia mi sembra assolutamente naturale, e alla luce anche di quanto appena manifestato, perché io personalmente vedo siete tutte sulla stessa piattaforma, come riesci a compiere questa operazione in qualche modo di vasi comunicanti tra pensiero, creazione, ma il rapporto con l'arte contemporanea? Perché diciamo tutti gli elementi che abbiamo fino adesso provato in qualche modo a sviluppare rientrano poi nella creazione, anche nella creazione che non è strettamente di opere d'arte visive, ma anche in altre forme espressive, come il tuo caso. Ma comunque, come dice Marinella, sì, l'arte sicuramente, ma anche la moda è super multidisciplinare. Cioè, la moda si incontra tutto nella moda, perché comunque la moda parla del corpo. Ovviamente ragionare nella moda significa ragionare sul corpo, ragionare anche su stereotipi ben consolidati, come quello della bellezza. Cioè, il patriarcato nella moda è piena del patriarcato, per cui cioè, credo che sia forse l'ambiente dove più si respira questa idea del patriarcato, per cui sono tutti argomenti che ovviamente non solo mi sono vicini, ma che ho anche vissuto in prima persona, in cui io ho avuto anche un'evoluzione personale all'interno di questo sistema, perché comunque non possiamo pensare che questi sistemi sono immobili. Questi sistemi hanno avuto un'evoluzione, sono nati in un modo, poi sono sviluppati, sono diventati altri, e molto probabilmente anche per mancanza di basi culturali gli operatori all'interno di questi sistemi non si sono resi conto anche delle trappole del sistema in cui agivano, ma anche in buona fede, io lo dico sempre. Per cui per me questo è stato, devo dire, un percorso, e l'arte per me è stata veramente la strada di un'autoanalisi rispetto a quello che faccio, il mio modo di lavorare, a quello che ho anche vissuto rispetto al mio lavoro, perché la moda non è oggi quella che era. Cioè, quando io ho iniziato, io sono più di 30 anni ormai, anche di più, 36 che lavoro nella moda, non si può paragonare questo sistema ai suoi esordi a quello che è diventato. Per cui molto probabilmente poi la mia andata da Dior è stata sicuramente una presa di posizione chiara, ma anche perché forse in quel momento entravo in quello che era proprio l'emblema della donna e anche del corpo. Se pensiamo all'immagine di Dior, la silhouette del Messie Dior è la silhouette di un corpo stereotipato di una donna, per cui era per me inevitabile
dover ragionare e anche ad alta voce su certi argomenti, ma mi sentivo anche la necessità di avere questo dialogo con altre donne che venivano da altre provenienze, che mi apportassero il loro punto di vista e mi aiutassero in questo percorso, perché io penso di aver avuto da tutte le artiste, da tutte le donne che ho incontrato nei vari ambiti, non solo arte ma anche danza, un apporto proprio a questa riflessione che dovrebbe essere, secondo me, una riflessione collettiva in cui donne, uomini, tutti dovremmo riflettere, perché credo ne vada del nostro benessere e per il benessere futuro delle future generazioni. La cosa che mi è piaciuta moltissimo, che ha detto questa sera, io rimango sempre molto affascinata da queste conversazioni, quasi proprio mi sento più spettatore che parte della conversazione, di quest'idea di mostrare la propria eccezionalità. Ecco, la cosa che ho visto bellissima da questa conversazione delle due artiste è proprio l'approccio completamente diverso, la voglia di, e credo anche di Maria Rosa, cioè il movimento di queste artiste è un movimento dato dalla passione, non dal bisogno di usare dei mezzi per esprimersi, non per mostrare agli altri una propria eccezionalità. Io credo che questa sia di base proprio la differenza dell'approccio all'arte, che è completamente l'idea di non creare un proprio brand in qualche modo della loro arte, ma dare invece più importanza a sperimentare, a usare nuovi modi di linguaggio, a scapito anche di essere meno riconosciuti dal... Io credo che dia anche una grande dimostrazione di voglia di libertà di espressione. Ecco, questo ci trova un profondo senso di onestà, che è così mettere sempre al primo posto la propria necessità di esprimersi in modo libero. Mi sembra veramente la conclusione ideale, diciamo, a questa nostra conversazione. Io, se voi siete d'accordo, anche per non vanificare tutte le cose belle che sono emerse da questa chiacchierata, così sommato piuttosto informale tra di noi, io non vorrei abusare neppure della vostra generosità e neanche della pazienza dei nostri ascoltatori. Se siete d'accordo, ci possiamo salutare. Io, di nuovo in ordine alfabetico, ringrazio Maria Grazia Chiuri, ringrazio Claire Fontaine, ringrazio Mariella Senatore, Paolo Agolini e Pasqua Rosa, nonché la Fondazione Nicola Del Roscio in persona, che sostiene le attività della Fondazione. E vi saluto, vi ringrazio e spero di avere presto un'altra occasione per rifarci una bella chiacchierata. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao.